Congresso CGIL, Lorenzo Pancini confermato alla guida del sindacato per i prossimi 4 anni. Assegnata allo scienziato pratese Luca Bindi la Neumann Medal, è il primo italiano a ricevere il prestigioso premio. Petizione popolare per la realizzazione di una passerella ciclopedonale sul Bisenzio in via Firenze, raccolte 300 firme. Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi dalla nostra redazione. Creazione di nuove opportunità di occupazione, contrasto del lavoro sommerso e ripensamento del modello produttivo del distretto. Sono questi gli obiettivi che la CGIL di Prato ha posto a base del suo 24esimo congresso che si è chiuso ieri sera alla Villa del Mulinaccio a Vaiano. Al termine dei lavori Lorenzo Pancini è stato riconfermato segretario generale del sindacato per i prossimi 4 anni. 57 i voti a favore, 5 contrari e 4 le schede bianche. Lo abbiamo intervistato, sentite. Sono stati almeno gli ultimi 2 anni particolarmente complicati, dalla pandemia da Covid alla guerra in Ucraina, alla pandemia salariale, al tema dei costi dell'energia, quindi 2 anni veramente che hanno stravolto, diciamo, i posizionamenti di tutti e le linee che ci eravamo date già nel congresso del 2018. Comunque sono 2 anni, devo dire, positivi, con una Camera del Lavoro in salute che ha saputo affrontare tutte le sfide che gli sono poste davanti, a partire da quella di essere riuscita a garantire sempre e comunque a tutti i cittadini, in particolar modo nella pandemia, un luogo dove poter essere accolti, tutelati e rappresentati. Quali sono le prossime frontiere verso cui muoversi? Ma sicuramente un ripensamento del modello produttivo del territorio. Viviamo ancora troppe debolezze dal nanismo sia industriale che dimensionale che di fatturato. Dobbiamo reinvestire sui lavoratori e sulle competenze dei lavoratori, soprattutto nell'ambito della manifattura, perché come ormai emerge da tantissimi studi, i grandi competitor internazionali anche del nostro distretto sono riusciti a migliorare le proprie performance attraverso un investimento sulle competenze, sul talento, e quindi credo che questa sia la grande sfida che abbiamo da qui ai prossimi anni. Si parla molto di aggregazione nel tessile, qual è la vostra posizione? Siamo molto favorevoli su questo tema, lo abbiamo detto fin da gennaio del 2021. Noi pensavamo che fosse necessario non solo aggregazioni di carattere orizzontale, quindi fra imprese committenti e terziste, ma anche di carattere verticale, anche con acquisizioni societarie, come peraltro è avvenuto nell'ultimo anno, ma anche con l'ibridazione di questi modelli e soprattutto con una relazione simbiotica con quelle che sono considerate le aziende del terziario avanzato, che secondo me possono far fare un salto di qualità davvero al manifatturiero pratese. Assegnata al pratese Luca Bindi, ordinario di mineralogia e attuale direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, la Neumann Medal 2023, prestigioso riconoscimento della Mineralogical Society of the United Kingdom and Ireland. Il premio, intitolato alla ricercatrice Barbara Neumann, viene conferito per la prima volta a un ricercatore italiano per l'eccellenza della sua carriera scientifica. Bindi, noto per i suoi studi sui quasi cristalli, sarà chiamato a tenere nel 2023 una lecture alla Royal Society per la sua scoperta dei quasi cristalli. Bindi ha già ricevuto in passato diversi riconoscimenti e nel 2017 è stato premiato al Quirinale come scienziato dell'anno. Petizione popolare per chiedere la realizzazione di una passerella ciclopedonale sul Bisenzio in via Firenze. 300 le firme raccolte e ce ne parla Marco Manzo. È stata presentata e discussa in commissione urbanistica la petizione portata dal Comitato Cittadini del Lungo Bisenzio, corredata da circa 300 firme, che chiede la realizzazione di una passerella ciclopedonale sul Bisenzio per collegare via Firenze e viale Montegrappa. La petizione raccoglie la proposta avanzata dal consigliere Leonardo Soldi nel 2019 durante la campagna elettorale. Il ponte, lungo circa 40 metri, da via Firenze all'altezza del Bar Stadio, porterebbe in via Fra Bartolomeo all'altezza del Civico 118, consentendo di accorciare notevolmente la distanza rispetto a viale Montegrappa. La passerella, secondo i proponenti, completerebbe il progetto di riqualificazione della zona di via Firenze, che in parte è stato già realizzato dall'amministrazione relativamente all'area giochi e all'area di sgambatura. Il comune ha inserito la passerella tra le opere finanziabili tramite il PNRR, ma i cittadini chiedono uno sforzo all'amministrazione. Il consigliere Soldi ha chiesto all'assessore Barberis, presente alla commissione, che l'amministrazione metta a bilancio quantomeno i fondi necessari per uno studio di fattibilità. La petizione di oggi non porta nessun merito
da parte mia, perché è stato il comitato di quartiere a averla promossa. È un'idea però che, come è scritto nella petizione, nasce da me nella scorsa campagna elettorale, come ricordava poc'anzi, ed effettivamente servirebbe a ricollegare, a ricucire il quartiere del Lungo Bisenzio con il quartiere di Viale Montegrappa, se così si può dire. Un'opera strategica per tutta la città. Secondo noi è fondamentale proprio per continuare il progetto di riqualificazione di Via Firenze. Quindi speriamo che tutto questo diventi realtà. Ancora la cronaca: un uomo di 75 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione alla Briglia, dove viveva da solo. Il corpo di Alessandro Castellani, questo è il nome della vittima, è stato rinvenuto soltanto dopo alcuni giorni dal decesso, avvenuto per cause naturali. A dare l'allarme la sera di lunedì scorso è stato il sindaco di Vaiano Primo Bosi, a sua volta allertato da una parente di Castellani che da giorni non aveva più sue notizie. Bosi si è recato a casa dell'uomo assieme all'assessore al sociale Giulio Bellini, ma non avendo avuto alcuna risposta ha chiamato i soccorsi, vigili del fuoco, un'ambulanza della misericordia e i carabinieri. Nell'abitazione è stato rinvenuto il corpo senza vita di Castellani, deceduto da circa 4 giorni. Castellani era un po' schivo di carattere, ma conosciuto e ben voluto da tutti in paese, lo dimostrano i tanti messaggi di cordoglio e ricordo pubblicati sui social. Voltiamo pagina. Il problema della politica non sono le scelte giuste o sbagliate, ma il non fare le scelte, così il direttore di Confindustria Toscana Nord, Marcello Gozzi, a proposito della questione del fine vita dei rifiuti e in particolare della marcia indietro della sindaca di Empoli sul progetto del rigassificatore. Gozzi era ospite stamani della rassegna stampa di TV Prato. Prima di tutto, guardiamo un estratto. Una cosa che forse molti hanno dimenticato: con Rossi si firmò un protocollo per la gestione degli scarti tessili in una piattaforma di Alia a Scandicci, quindi eravamo nell'ultimo anno di mandato del presidente Rossi, piattaforma che è ancora lì, nessuno l'ha mai attivato, sono passati 3 anni. Probabilmente una cosa, adesso non vorrei fare della filosofia, anche perché, però parli però di è una questione che riguarda un po' la differenza dei tempi che vivono le imprese e i cittadini e i tempi che vive la politica. Cioè, in 3 anni un'impresa fa in tempo a chiudere, in 3 anni la politica, almeno quella a livello regionale, fa in tempo a ripensarci, perché il problema non è fare scelte giuste o sbagliata, anche perché poi le scelte le vedi sempre dopo, a distanza di tempi. E il problema è non fare le scelte. Cena di beneficenza ieri sera nella suggestiva cornice di Villa Guicciardini Ausella in favore della Fondazione Sandro Pitigliani. Durante l'appuntamento sono state raccolte donazioni per oltre 7.000 euro. Guardate. Una cena natalizia a scopo benefico, arricchita dalle melodie della Camerata Strumentale Città di Prato e dalla creatività del maestro pasticcere Paolo Sacchetti. Come lo scorso anno, Villa Guicciardini Ausella è tornata ad ospitare una serata evento per sostenere la Fondazione Sandro Pitigliani, realtà preziosa che dal 1979 opera a favore della ricerca in campo oncologico, in stretta collaborazione con l'ospedale Santo Stefano. Ieri sera circa 200 persone hanno partecipato al tradizionale appuntamento nell'affascinante serra, dove all'alta cucina si è unita la solidarietà. Grazie alla tombola benefica, con in palio premi del salumificio Mannori, sono state raccolte donazioni per oltre 7.000 euro, una cifra che verrà interamente devoluta alla fondazione per perseguire la propria missione. La serata è stata fortemente voluta dal padrone di casa, Manuele Loconte. Fa veramente piacere rinnovare questo evento come lo scorso anno, qui in villa, accogliere tantissime persone che danno un bel contributo a quello che è la Fondazione Pitigliani e la ricerca per il nostro territorio. Prato, insieme al centro di ricerca Sandro Pitigliani, è un'eccellenza del mondo e lo si deve ai pratesi, perché i pratesi fin dal lontano 79, quando abbiamo iniziato, ci hanno sostenuto e solo grazie a loro siamo arrivati a questi livelli. Ci accingiamo alla fine di questo periodo molto intenso del Covid, ci porta a essere pieni di speranza e di voglia di costruire noi e insieme alla Fondazione. Riteniamo essere davvero un punto di forza il lavorare in team e il farlo ancora e continuare a farlo nel tempo.
All'evento hanno partecipato numerose autorità, tra cui il sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno e un ospite speciale, pilastro del campionato di MotoGP, l'amministratore delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola. Particolarmente suggestivo il momento della composizione in diretta del dolce ad opera, come detto, di Paolo Sacchetti, che ha realizzato un gustoso millefoglie caramellato con frutti di bosco. TV Prato è stata media partner dell'iniziativa. La cena si è conclusa con gli spettacolari fuochi d'artificio. Il teatro come strumento di inclusione e socializzazione, il Comune di Cantagallo assieme a Gruppo Colle, Teatro Politeama Pratese e Fondazione Teatro Metastasio offre biglietti gratuiti alle fasce più svantaggiate della popolazione. Siglato al Museo Materia il protocollo d'intesa. 120 biglietti gratuiti per portare a teatro cittadini di Cantagallo in difficoltà economica o sociale. Il progetto, il Teatro per l'Inclusione, ha avuto inizio con la firma di un protocollo d'intesa tra Comune di Cantagallo, Fondazione Teatro Metastasio, Teatro Politeama Pratese e Gruppo Colle SRL nella sede del Museo Materia. Pensiamo che la crescita di un territorio si sviluppa anche attraverso una crescita culturale. Con questo progetto noi diamo biglietti gratuiti per gli spettacoli teatrali del Metastasio e del Politeama alle persone svantaggiate, cioè a coloro i quali non sono soliti frequentare il teatro, non sono soliti frequentare i luoghi della cultura, perché siamo convinti che anche avvicinarsi alla cultura possa significare appunto una crescita non solo individuale ma di una comunità intera. I biglietti verranno offerti a famiglie o singole persone che hanno aderito ai passati bandi dei servizi sociali del Comune, grazie al supporto economico del Gruppo Colle. I cittadini che potranno partecipare al progetto saranno contattati direttamente dagli assistenti sociali e potranno scegliere quale spettacolo andare a vedere tra le proposte dei due più importanti teatri di Prato. Nella rosa degli spettacoli che abbiamo selezionato insieme al Comune di Cantagallo abbiamo infatti inserito uno dei nostri titoli internazionali che si chiama Lebensraum. Abbiamo selezionato dei posti, abbiamo pensato prioritariamente a degli appuntamenti, 4 appuntamenti, quindi 2 dedicati alle famiglie e 2 dedicati più agli adulti, che possono essere fruibili da tutti. Noi vogliamo aprire le porte il più possibile al territorio. Per il momento invitiamo i cittadini che altrimenti non avrebbero magari la possibilità di partecipare a uno spettacolo teatrale, a vedere 5 spettacoli che sono programmati nella nostra stagione e glielo offriamo gratuitamente, proprio nella convinzione che il teatro è la casa di tutti e deve essere accessibile a tutti. Come diceva Strehler, teatro d'arte per tutti. E adesso la linea passa al Consorzio Lamma per le previsioni del meteo. Un saluto e bentrovati. Continua la fase dominata da un'alta pressione nel Mediterraneo che porta un tempo decisamente stabile al sud con temperature molto miti e invece un po' più perturbato sul nord Italia. Come al solito la Toscana si mantiene al margine tra queste due zone, abbiamo quindi condizioni di tempo mite e molto nuvoloso, anzi nella giornata odierna, come possiamo vedere dal satellite alle mie spalle, è in transito una debole perturbazione che porterà anche delle locali precipitazioni. Ma vediamolo più in dettaglio con la nostra grafica, dopo le minime di questa mattina che, come abbiamo sottolineato, si mantengono su valori decisamente miti, attorno agli 8-10 gradi sulle zone interne e superiori invece lungo la fascia costiera, valori di 4-5 gradi superiori alle medie del periodo, mentre la giornata di oggi, mattinata, avremmo indicato una nuvolosità molto compatta, soprattutto sulle zone più settentrionali, già qualche debole precipitazione a ridosso sui rilievi del nord-ovest e per il resto della regione un tempo un po' più variabile. Nel pomeriggio la nuvolosità andrà intensificandosi per il transito della perturbazione, ci sarà la possibilità anche di qualche locale precipitazione che potrà coinvolgere anche le zone più centro-meridionali tra il tardo pomeriggio e la serata. I venti per oggi prevalentemente meridionali, le temperature pomeridiane fino a 12-14 gradi. La giornata di domani poi vedrà ancora variabilità, ancora molte nuvole, in mattinata con la possibilità delle ultime residue e precipitazioni sulla costa centrale, le temperature in leggero calo ma ancora su valori decisamente miti. Nel pomeriggio le piogge potranno portarsi
Sulle zone interne sempre di debole intensità con temperature senza grosse variazioni. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, augurandovi una buona giornata. Bene, termina qui questa edizione del nostro TG, vi ricordo alle 17.30 in diretta dalla Chiesa Parrocchiale dell'Ascensione Alpino, la recita del Rosario e la celebrazione della Santa Messa Feriale. L'informazione della nostra rete torna invece questa sera, come di consueto, alle 20.30. Grazie per essere stati con noi, una buona giornata, arrivederci.